Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti, come state? Spero bene. Allora, nuovo video mukbang questa volta. Ne avevo voglia, l'ho potuto fare. Allora, questa volta faccio mukbang con i biscotti, perché colazione l'ho fatta ma non ho mangiato niente, e la rifaccio con voi. Mukbang con, scusate la muta, ma non so bene come mettermi. E quindi sono in mood casalinga, e tipo ho questa coda che veramente, vabbè, lasciamo perdere, stendevo un velo pietoso. Comunque, galletti Mollo Bianco della Barilla, e poi vabbè, un po' del latte e torno subito. Eccomi qua. Allora, ho preso il latte che è costato 1,20 euro, eccolo qua, vedete, della Parmalat, molto buono. Niente, ora prendo un cucchiaio, io la seconda volta che... eccomi. Allora registrando qua, ho messo un po', siccome che la telecamera, il telefono era storta, ho provato un po' ad aggiustarla. Vabbè, comunque ecco qui. E niente, voi non potete vedere, però boh, ma se manco io voglio mettere, aspetta un secondo, non vedete tanto, vabbè, non posso fare niente. Comunque questa è la tazza, questo è il mio latte, e non facciamo altre storie, vediamo. Questo è stato trasposto. Ok, nulla, cosa mi raccontate di bello? Io nulla di che. Questo è molto buono. Comunque, oggi è domenica, sì, non mi ricordavo quasi quasi, ma sì, è domenica. È buono. Veramente molto molto buono. Mi sta prendendo di stomaco, non so perché, però vabbè, c'è un pezzo anche meglio. Mi sta prendendo male di stomaco, non capisco il perché, boh.
Ah, è vero. Mi ero ricordata che l'ho presa. Ma sì, deve stare meglio. E ho un problema di stomaco, ma non si è perso, non mi passa. Boh. Non so come fa la famiglia, perché non mi passa niente di stomaco, però. La fossa del latte arriva una famiglia, aspettate. Allora, ed eccomi qua, dunque. Non più latte, perché il latte non lo so cosa sta succedendo, se mi fa male o meno, ma ho deciso di prendere la Camilla, non so se voi la vedete, ve la faccio vedere, questa è della Bonomilli, ho acceso anche la luce perché non si vedeva una mazza, e questa volta eccoci qua, oddio, poi la mosca mi sta disturbando. Allora, Bonomilli perché con Bonomilli io sto bene e ho meno mal di stomaco purtroppo io ho l'ulcera e questa mi aiuta tantissimo, e poi se tutte le medicine del mal di stomaco che sto prendendo, questa mi aiuta tantissimo perché ovviamente è un rimedio naturale ed è meglio della medicina che sto prendendo, ovvero gastro, esofago, come si chiama, contro con le medicinacce che sto prendendo del mal di stomaco, che mi protegge dal mal di stomaco contro l'ulcera e via discorrendo, che qua mi sto a dire, però prendo un sacco di medicine per l'ulcera. Non sto qui a dirvi che medicine, però sono medicine contro il mal di stomaco. E niente, queste sono, vedete, Bonomilli. È scritto al contrario perché ve lo sto mostrando al contrario, ma perché ho la telecamera all'incontrario, però si chiama Bonomilli ed è molto buona. Ed è naturale, setacciata, setacciata, sì, Camilla setacciata, notti calme. E vabbè, siamo di giorno, però io la prendo anche di giorno. Ma siamo di notte, ma siamo di giorno, quindi va bene lo stesso. E niente, quindi alla fin fine mukbang, anziché mukbang di pranzo o cena, mukbang di colazione. Top. E niente, quindi alla fine questo mukbang, non so se mi è detto un po' troppo lungo, con questo mal di stomaco che ho avuto, non vi dico dove sono stata fino adesso perché non è caso, ma ho avuto una ricorrenza, mal di stomaco è dovuto andare, non l'ho rimesso, però ci è mancato quasi. Mi sono solo andata un po' a rinfrescare, perché stavo male. Mi ho lavata la faccia, non ho lavato acqua le denti, ma questo si frega ben poco. E già. Ah, vi rinnovo le mie scuse in quanto sono, non dico sciatta, ma quasi, perché non ho fatto i capelli a posto, non ho un trucco, ma. Ops, eccomi ragazzi, stavo prendendo una volta lucidamente alla zuccheriera. Che è qua davanti e nulla, comunque con l'ambulanza passante di sottofondo, ho dovuto smettere perché altrimenti c'era troppo un trambusto di rumore di ambulanza, però vabbè, e niente. E cosa vi racconto di bello? Nulla, ho dormito piuttosto bene nonostante mal di stomaco, ma adesso ci godiamo questa fantastica calda camomilla. La potrei anche far raffreddare, però io mi urge berla perché altrimenti rimetto e non è il caso. Aspetta se bevo piano piano, ma non voglio ostinare, non voglio bruciare. Buono. Ma io lo dico sempre, questa camilla è buona, è molto buona. Ovviamente ho messo più zucchero perché se è meno zuccherata non mi fa impazzire, devo dire la verità, non mi piace. La camilla meno zuccherata a me, blea, 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 non mi piace. Quindi dico, più zucchero meglio è, più riesco a berla di più.
Ah, ho dimenticato di dirvi, ho tolto la cover perché sennò nel cavalletto non entrava il telefono, non so perché, ma si appiccica sempre la cover al cavalletto. Siete sul bastone non del selfie del cavalletto con la ring light spenta perché tanto siamo di giorno, anche con la luce artificiale della lampada su si vede benissimo lo stesso, quindi ho evitato di accendere anche la ring light, non che fa caldo. Però mi dà fastidio agli occhi, quindi no, meglio di no. Almeno che non l'accendo quando sono in camera, la ring light. Ecco, mi sta prendendo anche un sonno, che non avete idea. Oltre che fa effetto rilassamento, placa, perché placa il mal di stomaco. Cioè, come si suol dire, sì, avete capito, calma. Fa venire anche un effetto calmante sui nervi, quindi mi sta anche addormentando, non solo. Ah, che bello, ragazzi. Bellissimo questo video, vero? Un po' strano, ma ho deciso di farlo così. Questo mukbang, vero? Ce ne sono molti mukbang dove si mangia a bocca aperta come ho fatto finora io, ma anche dove si mangia sushi. Io sushi non ne mangerò mai. Sì, sono curiosa di mangiare sushi, ma non mi attaccherò mai a mangiare sushi perché ho paura, ragazzi, devo dire la verità, ho paura e non voglio rimanerci secca. Quindi anche no, grazie. Non fa per me. No, non voglio. Non mi interessa neanche. Piuttosto, se devo mangiare qualcosa di pesce, mangio. Lo so che sono cari, come non so cosa, come un occhio della testa, ma mangerei i crostacei, ma dove li trovo che di questo tempo? Non ci sono soldi. Mangerei, che ne so, le vongole con la pasta con le vongole, appunto. Sono buonissime. Fare un mukbang con le vongole, pasta e vongole. Ma per il momento mi attengo a mangiare o a bere camomilla con i biscotti o anche senza biscotti. Questa cosa che avete appeso è questa qua dell'etichettina della Bonomilli. Stava cansando, muy bien. Vabbè. Nel frattempo, ok, stanno caricando altri video, altri key, aspettate, ops, allora, altri creator di YouTube stanno caricando altri video, ecco perché ogni tanto faccio così con la testa, per leggere chi carica i video, chi pubblica i video, scusate. E niente. Allora, quanto siamo giunti di video? Scusate se facciamo così con la testa, ma vabbè, possiamo mettere così. Sono 13 minuti e qualcosa di video. Non dico minuti e secondi, perché sennò, anzi no, i minuti li dico, ma i secondi no, perché sennò non si capisce niente. Ah, che bello, mi sta passando male lo stomaco. Incrocio le dita che duri per un bel po' questo effetto placebo del mio stomaco, cioè questa calma del mio stomaco, perché non ne posso più di mal di stomaco. Mi sta uccidendo questo mal di stomaco. Vi giuro che prima quando ero off camera mi stava mancando un po' il respiro perché del mal di stomaco. Voi direte, ma non prendi niente per il mal di stomaco? No, non è cominciata, ragazzi, vi prego. Ho già preso anche troppe medicine, il rimedio, ma io dico, ribadisco, il rimedio naturale è la camomilla, mi fa star bene solo quella, altro niente. Quindi fate finta di niente se vedete questo video, non mi dite che devi prendere altre cose perché mi aiuta solo questa. Questa è efficace. Quando ne prendo due, queste alla sera insieme a altre tipi di calmanti e un toccasana. Voi direte perché i calmanti? Perché raga, ne ho bisogno, quindi li prendo, appunto.
Anche perché c'è una cosa che non vi ho detto, non riesco a dormire più come una volta, quindi prendo un calmante per dormire, anche per rilassarmi, per stare più calma, meno nevrotica e anche soprattutto più riflessiva. E vabbè, quello è. Poi la camomilla è un ottimo alleato contro la stanchezza, il malumore, via discorrendo, e la mattina mi sento meglio, fresca come una rosa. E niente ragazzi, questo è quanto. Siamo già arrivati a quanto? 15 minuti di video. Ho già quasi finito la camomilla. Siamo quasi a 16 minuti di video. Sento un po' di sollievo, non molto, ma non appena sì. Non sto facendo nulla di che, sto carezzandomi la pancia perché avevo un leggero fastidio, non vi dico a voi che cosa. Ah, che stanchezza, però adesso sto bene. Ragazzi, questo è pulito e sporco? No, questo è sporco. Andiamo bene. Bene ragazze, tra biscotto, latte e altre cose varie, camomilla, cos'era meglio? Latte o camomilla? Meglio la camomilla. Il latte penso che tante volte lo devo bere una volta ogni tanto, o meglio per niente, visto che mi fa acidità di stomaco. E anche il caffè dovrei diminuirlo, cioè dovrei proprio evitarlo al massimo. Dietro cosa c'è? Ah, un'altra aperta è quella. Vabbè, aspetta un secondo che la chiudo. Ok, eccomi qua, anta chiusa, non del tutto ma quasi. Era questa qui di mezzo, questa qua, vabbè, comunque avete capito. E niente ragazzi, cosa dirvi di bello? Ho bevuto la camomilla Bromelli, la faccio rivedere, eccola qua. Ed è buona, appunto, ribadisco, è un ottimo alleato contro tutti i mali che ho, appunto. E, come si può dire, a mali estremi, estremi rimedi. E niente. Cosa dirvi di bello? Nulla. Che finalmente sono riuscita un po' a star meglio. Adesso spero nuovamente di non riprendere col mal di stomaco. Non parliamone più, stiamo in pace. Ma almeno mi sto rilassando. Mi stavo e ho provato a rilassarmi. Ho provato. Come parlo? Vabbè. Ho provato a rilassarmi con voi, a fare mukbang con voi di colazione con biscotti. E poi è stato come si dice. Sì, vabbè, buonanotte, non mi riesci di parlare oggi. È stato invano questo video perché mi è stato rovinato il mal di stomaco, appunto ho detto che non ne parlavo più, ma alla fine ne sto riparlando. Però non mi ha rovinato il mukbang perché alla fine ho rimediato, appunto, e vi faccio vedere la Bolomelli è buona e basta, c'è poco da fare. E da girarci intorno perché si sa che la camomilla come dire, sì, è buona, c'è poco da fare, ci piace, ci fa star bene, ci rilassa, ci calma e ci fa anche dormire bene. Questo aggiungiamolo poi: ci fa dormire bene, ci fa svegliare bene. Altra cosa, poi cosa vogliamo dimostrare di più della vita? Scusate se tremate, ma siete messi sopra un banco d'appoggio che non è il massimo, ma almeno state fermi lì fermi, non proprio del tutto perché ballate, ma almeno non scendete giù. Già, e niente. Allora, tanto io metto come miniatura questa, perché il mukbang non l'ho fatto con latte, ma perché con latte non si poteva fare, perché
Ho capito, non di essere allergico al latte, ma forse bensì intollerante al latte. Non lo so, non voglio ridirlo, non voglio fare diagnosi perché non sono un dottore, ma non mi interessa mangiare di più. Non dico mangiare più latte, ogni tanto lo mangerò, ma quando non avrò mal di stomaco. Per il momento uso questo come, o il tè, anche il tè va benone, dai, ma questa è top. Faccio una foto di miniatura se riesco. Ok, non aggiungo biscotti al mukbang più perché tanto i biscotti non so cos'è, se hanno le uova. Aspettate che guardo se hanno le uova o cosa. Un attimo solo, senza olio di palma. Sarà 2,20 euro, 2,10 euro sono costati. Guarda un po', 2,10 euro, sì. E niente, Università di Bologna. La carta del mulino prevede il rispetto dei criteri di sostenibilità ICCC Plus ed è, non so cosa voglia dire, comunque vabbè, non me l'ho chiesta neanche. Stata scritta dal insieme al WWF e al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Alma Mater, dall'Alma Mater, Studiorum, Università di Bologna. Scopri di più su mulinobianco.it. La carta del mulino bianco inquadra la miniatura e scopri di più sulla carta del mulino bianco. Non ci penso neanche, però vabbè, ci siamo capiti. Che insieme al grande mulino bianco sostenibile e sul WWF bla 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 bla, va bene, riciclami nella carta, ok. Sì, ma io vorrei capire qua, ci sono le uova o non ci sono? Mi sa proprio di sì. Sì, qua ci sono le uova senza coloranti idrogenati, senza grassi, idrogenati, biscotti, eh? Sì, ma le uova dove stanno qua? Acidi, grassi, saturi, carboidrati, di zucchero, fibre, proteine e sale. Ma le uova qua non ci stanno? O ci stanno? Boh. Sicuramente non voglio capirci bene se stanno le uova. Fatti, te pareva. Aspetta un secondo. Ingredienti: farina, frumento, 68% olivi vegetali, girasole, mais, colza, soia, che vuol dire? Beh, zucchero, latte fresco, pastorizzato, ecco, infatti, c'è latte fresco. Questo è latte fresco, vabbè, ad alta qualità, 3% di zucchero cristallino, 3% agenti lieviti. Sto leggendo gli ingredienti per capire un po' questi biscotti, zucchero cristallino 3%, agenti lievitanti, carbonato, acido d'ammonio, carbonato acido di sodio, sale, amido di frumento, miele, proteine del latte, aroma vanillina, percentuali espresse sul prodotto finito. Allora, può contenere la traccia di frumento, guscio, senape, sesamo, soia e uova. Vedete? Vi erano le uova, lo sapevo io vi erano le uova. Ecco perché queste cose io non riesco a tollerarle, certe cose. Il mio stomaco tollera fino a un certo punto, grazie. Quindi ecco perché ero curiosa di sapere qua dietro. Vedete c'è qua dietro? Cosa c'è scritto? Chi è intollerante a certi ingredienti, mi ragazze, ve lo faccio con questo gesto. Non mangiate certe cose. Io ve lo dico per voi, perché chi è, non le piacciono questi biscotti qua, guardate bene, fatevi lo screenshot. Se vedete in giro sta roba, non le mangiate. Se volete voi. Se non vi fa, dà fastidio mangiare queste robe, non le mangiatene pure. Ma se invece vi dà fastidio, nine, non mangiatene. Perché magari vi potete sentire male, come in questo caso. Non dico solo per il latte, ma anche per questi biscotti, quindi nine.
Non lo finisco, ragazza, non ce la posso fare perché ho appena bevuto questa e questa mi ha fatto un tocca sana, proprio un tocca sana. Già. E nulla, ragazze, questo era tutto. Io adesso vi lascio, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, perché a un prossimo video. Non so se faccio video di glitch o ASMR, non me lo chiedete, ragazze. Forse ve lo aspetterete, forse non ve lo aspetterete. Ciao e mettete un like se questo video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere i prossimi video aggiornamenti su questo canale. Ciao!